Giuliano Ciapocco, sindaco di San Ginesio, una giornata piena di iniziative per la città, bike tour, una mostra su Dante e la firma importante di un'ordinanza apposita per San Ginesio. Sì, buongiorno innanzitutto. Credo sia una giornata molto importante per San Ginesio. La presentazione di questo nuovo percorso Marche, che è con la Regione Marche, Marche Ondorre, coinvolge ragazzi e bambini, quindi è un giorno di festa. L'inaugurazione di una mostra su Dante, San Ginesio per Dante, fa capire la volontà di ripartire con la cultura che il borgo ha, ma mi permetta di dire che la parte credo più importante per la comunità di San Ginesio oggi è quella che riguarda la presentazione dell'ordinanza speciale per la ricostruzione delle nostre scuole. È stato un percorso molto molto difficile, venivamo da difficoltà enormi dovute a situazioni pregresse che sembrava avessero o dovessero bloccare tutto l'iter della ricostruzione delle scuole, e il ringraziamento che San Ginesio, nella persona del sindaco, ma credo di interpretare la volontà di tutti i cittadini, è quella che deve andare al commissario Legnini, perché è riuscito a mettere in pratica quello che aveva promesso, quindi un'ordinanza speciale che ci permetterà di iniziare fin da subito a lavorare sulla ricostruzione delle scuole. Ecco, sport, cultura, anche uno sblocco burocratico per una comunità che ha sempre tenuto a essere viva e presente sui propri problemi. Beh, San Ginesio storicamente è una cittadina importante, quindi il fatto che con il sisma si siano perse un po' quelle caratteristiche di grandezza, di bellezza, di importanza, ci ha messo un po' in difficoltà. Stiamo cercando in tutti i modi di risollevarci e comunque di mantenere quello che è un po' la tradizione. Oggi, ripeto, è una ripartenza ottima, è un segnale reale, vero. Non sono quelle cose politiche che eravamo abituati a vedere prima. Oggi parliamo di qualcosa di concreto e credo, ripeto, che la comunità di San Ginesio debba gioire di questo. Ecco, tanti bambini in piazza per il bike. E un'idea, visto questi primi passi che si muovono, un'idea della San Ginesio del futuro? Beh, la San Ginesio del futuro è innanzitutto riportare ai fasti che erano di quelli di una volta. Noi stiamo lavorando anche ad un piano della bellezza, l'abbiamo proprio chiamato il piano della bellezza, per rimettere innanzitutto a posto tutte quelle situazioni che avevano un po' sminuito il valore della cittadina. Poi dopo stiamo lavorando a livello di eventi, manifestazioni che riteniamo importanti. Le anticipo, la settimana prossima avremo un incontro qui a San Ginesio, faremo una sorta di ritorno degli esuli in forma ridotta con Siena, ma sarà la giornata in cui firmeremo il patto di amicizia con la comunità di Siena. Ad agosto poi faremo la seconda edizione molto molto importante del Ginesio Fest, all'arte dell'attore, il premio all'arte dell'attore, che vede come presidente di giuria Remo Girone, quindi parliamo di personaggi famosi almeno in Italia e che comunque hanno dato e daranno a San Ginesio quello di cui merita, quindi la celebrità.